Il nostro è un progetto veramente ambizioso e anche molto complicato da gestire, perché noi vogliamo ricostruire la storia di Catanzaro attraverso gli archivi. Chiaramente siamo partiti dalla storia più prestigiosa e importante di Catanzaro, che è la lavorazione della seta, perché sappiamo che Catanzaro aveva il primato, e quindi proprio qui nella Camera di Commercio avremo l'esposizione di un manoscritto estremamente prezioso, quello che riguarda lo Statuto della Seta del 1569, che è il manoscritto più antico in Europa. Per questo io voglio ringraziare il Presidente Abramo per aver, diciamo, messo a disposizione questo manoscritto così prezioso, ma anche per aver voluto aprire uno dei più bei palazzi di Catanzaro, che quindi potrà essere visitato e sarà visitabile anche la stanza di rappresentanza, che è una delle più belle, con i suoi arredi, la pinacoteca e tutto quanto il palazzo. Poi abbiamo l'archivio di Stato, un archivio di Stato importantissimo, perché ha chilometri e chilometri di scaffalature con documenti, ma questo lo sappiamo. E lì il dottore Garcia, che è il direttore dell'archivio, ci ha aiutato appunto a scegliere dei documenti per fare delle mostre estremamente importanti, che riguardano proprio sempre la storia del nostro paese e il brigantaggio. Quindi avremo gli atti dei processi dei briganti, oltre quelle che possiamo dire tra virgolette le imprese di questi briganti, ma poi sarà anche illustrato i danni che ha fatto il terribile terremoto del 1783, la ricostruzione, e saranno anche poi mostrate, siamo stati dei documenti che riguardano le ferriere di Mongiana e delle pergamene musicali molto preziose, molto importanti, ed è particolare perché ci saranno dei ragazzi della scuola Pascoli che canteranno, appunto interpreteranno queste pergamene musicali, così avremo i Ciceroni cantori, il coro dei Ciceroni. E poi abbiamo l'archivio diocesano, anche questo è estremamente prezioso, e il direttore dell'ufficio dei beni culturali della diocesi, Don Massimo Cardamone, ha permesso anche che arrivassero dei preziosi documenti dall'archivio di Squillace, proprio perché mentre l'archivio di Catanzaro ha avuto dei danni durante il bombardamento, quindi molti documenti sono andati perduti, invece l'archivio di Squillace conserva ancora preziosi manoscritti che saranno esposti. Anche qui delle mostre documentarie, perché avremo una che riguarderà sempre il terremoto e quindi il piano Fuscaldo e le disposizioni generali di Pignatelli, e poi avremo anche diciamo, il processo di canonizzazione, anche questo è molto particolare, per il nome di Sant'Alfonso dei Liguori, e quindi i ragazzi ci parleranno appunto quali sono le tappe per questi processi di canonizzazione, oltre al miracolo di Sant'Alfonso dei Liguori. E poi l'archivio storico del comune di Catanzaro, e dobbiamo ringraziare appunto l'assessorato alla cultura, che ha collaborato molto con noi, e anche il dottore Bullotta, che farà una mostra documentaria che riguarderà gli esposti, cioè i bambini abbandonati alla ruota, e quindi tutta la documentazione che riguarda questi bambini, e poi come la città di Catanzaro si interessasse attraverso l'Istituto del Baliaggio, e poi una mostra che riguarderà l'Istituto Rossi, che è appunto questo orfanotrofio che ha avuto veramente un'importanza fondamentale in Catanzaro. Tutte queste visite saranno poi diciamo, guidate, questa è la particolarità del FAI, dagli apprendisti Ciceroni, e quest'anno sono tantissimi, visto che il percorso è molto lungo, infatti sono 290, sono veramente tanti, e 7 sono le scuole che partecipano a questo progetto, 2 scuole medie, quindi avere i bambini è molto significativo per noi, anche perché poi sono bravissimi, sarà la scuola media Casalinuovo, e ringrazio la dirigente scolastica Carrozza, e la scuola media Pascoli, e ringrazio la dirigente scolastica Murrone, e poi il liceo classico Galluppi di Catanzaro, con la collaborazione della dirigente De Filippisi, e i 3 licei scientifici, Catanzaro il Siciliani, e ringraziamo la professoressa, la dirigente scolastica Feltra, Catanzaro Lido Fermi, il dirigente scolastico Macri, Soverato Guarasci, e col dirigente scolastico Gallelli.
Ci sarà anche l'Istituto Tecnico Commerciale Grimaldi Pagioli e in questa occasione ringrazio il dirigente scolastico Levato. Sono beni materiali, sono beni culturali, è la storia di questa Camera, è la biblioteca con 40.000 volumi già all'interno delle librerie all'inglese che abbiamo aperto alcuni anni fa, ma soprattutto mettiamo a disposizione un ente prestigioso sia a livello di location che a livello prettamente istituzionale. E col FAI abbiamo deciso di aprire le porte anche il sabato e la domenica, non solo alla società civile, alle scuole, e soprattutto ai giovani studenti, perché abbiano la capacità di comprendere quanto sia prezioso riservare i beni strutturali, ma anche i beni culturali di questa provincia. Lo facciamo con la consapevolezza che la cultura sia uno dei fattori più importanti dello sviluppo.